Dignitas adesso però subiscono da questo immortale. Forza, forza. Vediamo quanto ci metto alla partita in questa giornata di eSport. To the game. To the game. Voi della chat per chi ti fate? Per il Dignitas o per il Fnatic? Fatecelo sapere. Sono tutti e due team di altissimo calibro, quindi non mi stupirei di avere un 50-50 come uscì come risultato. Dunque. Ah, non vanno io. Beh, io mostro il pick di Sylvanas, che anche se non va bene sui templi dopo una certa e serve solo a snowballare, ho visto che a sti livelli tanto vale snowballare e basta, cioè fregarsene, andare avanti dritto per dritto. Guarda quanta gente che c'è in streaming stasera. Cosa fate tutti quanti qui? Babbo. Mia nel frattempo è arrivato 45k views. Dead game. Beh. Lascia che parli, insomma. Questo è sicuramente un buon anno per no, what the f. Perché mi ha bannato morale sto tizio? Allora, diciamo che come apertura di draft non è che sia proprio un granché. Qui posso portarmi a casa, va. Un solo laner. Oppure un picco importante come Greymane. Non mi fido a prendere Gul'dan rispetto a Greymane. Molto più value. Ma se lui mostra quello, proviamoci, dai. No, tieni, dai. I switched to Gul'dan so you can Aurelion. Cavolo, è vero, avrei potuto prendere anche Genji. Sono sciocco. Non prendere doppio mage, ti prego, machine. E qui ci si va. Arrabbiare. Non l'ho mica tanto capita questa scelta, perché? Dude, avevo visto quei cromi, però no. Un conto è fare pick importanti per la mappa, un conto è fare pick che credi funzionino. E inoltre, il ban di morale se rimane comunque a dir poco stupefacente. Boh. Uber boh, altro che. Loro hanno ardissimo engage, quindi abbiamo anche lì un altro bel problema. Cos'è, perché la chat spamma Rap God? Ha detto qualcosa molto velocemente, immagino. Sono picche improbabili, possiamo provare a giocarcela lo stesso. Tanto sicuro ci shardano se fanno un pick off con Stitches. Al? Ah, è mutato. M'ha abbandonato qua. Bababà. Ragnaros, addirittura. Full noia questi. Comunque conviene, sì, giocarsela bene, perché sennò è un problema. Potrebbe essere veramente un brutto momento con questi pick. Nel frattempo vincono i Dignitas e quindi pareggiano la situazione. Bravi, GG. No, finalmente la Lava Wave, non sta neanche a dirlo per scherzo, che mi è capitato uno che ha usato Lava Wave l'altro giorno.
Ma no, non ci volevo credere. L'ha pure presa doppia, però ce l'avevo contro. Forse è questa l'unica magra consolazione. Per ora, altro che consolazioni qua, mi viene da piangere a vedere il doppio mage ancora. Soffro dentro, cavolo. Cioè, in realtà abbiamo giocato contro doppio mage l'altro giorno, qualche giorno fa. E ovviamente ha funzionato. Però mi sono stato costretto a prendere Stitches, ero quasi incredulo, ho detto what? Allora giocherò Stitches perché c'è il Dump and Magic. E cordiali saluti anche. Tra l'altro chi lo fa solo laner? Artanis? Tanti saluti a Artanis perché è tosta. Vabbè, sicuro non ci va. Machine, why did you get second age? È inutile che fai... Ah, vabbè, sei un bubba bobo, ma non me ne frega niente. E questo manco sa scrivere, dai. Avrei preferito Artanis solo, ma vabbè. Non so quanto sia elevato quel rank che ha mostrato col suo taunt, ma... Non fare gli swap, vuoi morire? Pazzo scatenato, eccolo lì. Uno. Però sì, era stata un po' sfiga. Adesso sarà quasi fuori. Che non dobbiamo focussare Stitches finché c'è il Dump Magic attivo. Quando poi si disattiva, tiriamogli pure qualche sassata che male non gli fa. Cioè, male glielo fa. Questo qui ha già mancato 3 swap su 3. Adesso lui viene grabbato. Doppio mage, sempre la cosa migliore. Non direi Panoramix. Sì, ho visto. Hanno capito su chi devono puntare. Mister Only Chromie qua sta sfanculando di brutto. No, volevo licciare l'altro io in realtà. Guarda quelli che si prendono il globo senza di me. Anub come se la cava contro il Ragnaros? Non benissimo, insomma. Adesso la nostra frontline se esplode è un problema. Artanis maybe top. Tipo. Nel frattempo noi facciamo i due maghetti che in realtà non dovrebbero esistere. Tonk. Oh. Don't you cry on me. Caccia miseria. Il mio healer non mi heala, ne va troppo avanti. Dove sono i nostri? Dove sono tutti quanti? Buono. Almeno io non mi sono fatto ammazzare però. Tipo. Ha preso il Bed of Barbs. Ho visto che all'HGC invece lo giocavano sempre con tutti i talenti su lei praticamente. Oh, che sfiga, sono in mezzo a tutti. Uno. Non si grabba lui? No. Una moveta più worth di Artanis. Aio. Accura che sia una, non se ne parla nemmeno per sogno. Questo magari non c'ha neanche preso la Bronze Talons. No, l'ha preso. Almeno qualcosa. Mana cura, tipo.
Sempre dietro gli alleati. Broccolo. Sti non vanno giù. Parabaram. Oh oh. Ci muore? Sì. Altro canto. Ah, tra l'altro stanno cianellando. Perfetto. Muted. Qualcuno ha avuto le balle di dirgli che usare solo Chromi non ti porta da nessuna parte, per caso. Mist. Peccato. Come sti cespiata HL dura. E perché combo è un buon healer e un buon counter ai mage, quindi in realtà prendi per quello. Un Genji selvatico. Perché ho un mucchio announcer su sta roba? Hanno preso di nuovo Chromi. Che novità. Se andavo in deflect adesso mi scioglievo tipo. In ogni caso si vede benissimo che non sta funzionando un tubo. Tra l'altro aveva prepiccato Aureo e io mi metto cooldown per dargli una mano, che sto qua mi proprio trolla con il non pick. No, troppo basso. Forse ci rimane. Ciao Pixio. Hanno preso anche Bed of Barbs. Sì, però il team che ho visto non ce l'avevano, quindi ecco. Nel frattempo Pixio puoi vedere come non si drafta in Eurolic, tipo. Parabam, parabam. Vediamo se... Non ci arrivo. Allora questo ha preso il Gorge. No, ha preso la Bill, almeno quello. Devo il Gorge, era una kill assicurata. In buona parte dei casi. Oh, addirittura. Oh oh. Via. La miseria vacca. Ha pure bisteppato sto insulso. And this is why we don't get it. Vabbè. Tutto merito del broccolo. Broccolo of the storm. Allora io posso fare ben poco fino al 16. Sempre che ci arriviamo. Cosa vuoi fare? Lo guarderai in cagnesco e basta. Cioè... Anub. Camps, che camps? Qua siamo morti. Non piccherò mai più un mage. Cioè. Oh. Forse qualcuno lo ammazza. Buono, dai. Siamo insieme, eccolo lì, lo sapevo. Palle. Instant shieldato.
Buono, almeno questo lo si è sciolto. E adesso però abbiamo un boss cepuccio, tipo. Non sto flammando. Ho detto che non si picca mago per doppio mago, perché sennò finisce come sta finendo questa partita. Celidus crea situazioni improbabili. Che noioso, sei piccio. Sempre a pensare che io sia una brutta persona. E adesso bella domanda anche lì. Però se fa l'armor mi sa che ci può tornare utile. Allora, vedi Genji, vendi nel bozzolo. Cioè lo vedi che è dentro, insomma. Dai sopra, mannaia te. Oops. Much better. Grazie al tubo. Se vuoi loggo lo flammo io. Dai, ci troviamo entrambi in diamante 5, ci può stare. Non giochi da anni, però ci può stare. Allora, userei il PR per far scappare Chromie se potessi farlo. Ma se funziona solo sugli avversari. Poi ti immagini, in realtà Gul'dan quando lancia il fiero tipo gli si mette una maschera come in Leone il cane fifone. In realtà, in un universo parallelo. E gli fa boom. Cosa sta facendo? Dove sta andando? Siamo troppo estesi. Loro se ci entrano lateralmente ci scotendono. Ciao Chaz. Andiamo quindi a difendere tutta sta schivezza che ci arriva addosso. Là è un bulletto che ha mancato il nostro compagno Malfurion. Strano. Adesso ce l'ho anch'io Dump and Magic. Perché non è partito il Fear? Mannaia. Ma se entra coso lo devo shardare. Lupo! No, adesso mi hai rotto le balle. No! Non ce la posso fare. Mettato. Vai Noob! Ci crediamo! Non è vero! Flamma in diretta. Al nuovo meta. Ciao mamma. Ciao Piccio. Ma tua mamma con tutte le volte che l'hai salutata in diretta, ti ha mai risalutato in diretta? Sono quasi morto. Credo che non sarebbe una buona idea. Ok. Parapapa, papapa, sprite. Fantacomp decisamente Ronjuts. Colpa di... Io ero first pick, io non ho colpa. Si sale e sala. Si sale, sale ovunque e salare e salire anche. Cioè nel senso, un po' alla volta stiamo salendo. Molto, un po' alla volta. Poco salendo. Poco salendo. Potrebbe turbo rimanerci morto. Anche lui si sta portando dietro. No. Sì. Aio. Però attacco dotto come un giaguaro effettivamente adesso io. Voglio fare un saluto in particolare comunque a Chaz. Perché voglio che domani all'HCS facciano... Facciano de gayo. No, era vero, un pick off quello che possiamo fare. Arrivo. È stato un buon trade. Continuare a sfasare i tempi di recupero fa tiltare malissimo. Poi tu ti guardi indietro e cerchi i tuoi non ci sono.
In quel fiale lo tengo per Genji, se no ci affetta come fossimo del salumiere. Questo è importante. Oh, oh. Oh, oh. Questi sono damaggi. Dacromi. Ah, lei è al bye bye, io no però. Oh, oh. Amico, sei morto, però potresti andartene con onore. Ottima onore. Quello un po' meno. E i nostri cosi hanno fatto un tubo intanto. Ciao Pixel, buonanotte. I Fnatic hanno probabilmente trovato il draft. Cosa hanno piccato? Diteci, scrivetemi, che non ho potuto seguire. No, brutta idea, pessima idea. Ah. No, cosa vogliono fare? Siete in due, amici. Via. Questo piuttosto. Che se non si mette la stack del 4... Ah, non ce l'ha neanche. Questa è stata una sciocchezza da parte sua. Poteva avere Dump and Magic Canastro. Ah, è vero che con Genji se lo sciolgono. Eccolo lì, infatti. Ok, uno. Sono troppo deep. Morale della storia è andata male. Anub Arak. Scrivono all in camp, people. You talk. Zium, 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 zium. Bah. Questo addormentato non ha cromi. Addormented, very addormented. C'è Ryuji no Kaioken. Ciao, benvenuti dalla Polonia. Proprio da Polonia. Pixelio. Sì, sì, vuol dire in realtà crowd control, che sono raggruppabili in slow stun, più gli stun, i silence, però principalmente gli stun. Loro hanno perso un clip almeno. Ok, GG on 1-1. Vediamo se riusciamo a raggruppare. Paurissima. Eccolo lì. Prelevato. Che gran brutto pusto per mettersi per voi ragazzi avversari. Look. No, no look. Nine! Ma se non mi aiutano. Dove è andato quell'altro con uno di vita poi? No. No. Cosa vai, Artanis? Pazzo! Allora, ti chiamo di Robert Stunus, ok, thanks, quando vuoi, mancano le abbreviazioni. Fnatic, The Hack, Brighton, Faster than Noob Gengu, Malfitting and Medivh Stitches KT. Mamma mia. Che casino. Ci hanno fregato un coso. Però abbiamo traccato tutto in bot, 5 secondi, ma non potrebbero, non potranno fare molto. Genji vi ha trollato tutti. No, li ha trollati tutti, io ci ho provato. Ci sta. Non puoi farmi male.
Ponk, counterato. Easy, facile. Boom. Ma vagli vicino col Bronze Talons? Capra. In tutto questo. Oh, arrivano i nemici. Guardalo di nuovo. Questo giro non ce la può fare. No, non ci credo. Ce l'ha fatta. Noi siamo morti. Ah, submerge antipatico. Forse c'è sta secco. No! Dai. Uno dei due almeno. Ok. Buono così. Quando la pozza si va a chiudere. E GG. Sul Dota si parla direttamente di stun o oggetti che danno forme di controllo. Parola CC non si usa spesso. You are not that good if you can only play wrong. Io sono onesto. Dinosauro onesto. Ma stai zitto tu, che ti riporto. Dotto! Non so, queste cose mi seguirei anche le finali con voi. Ovviamente si può fare il commento in diretta da entrambe le parti, anche se ho fame. Anub ha fatto giusto in realtà. A prendere un pick sensato, non come il nostro Chromie. No, non c'è neanche Chromie, stai zitta. Poi tutti buoni a fare i fighi col bye bye. Ne ho metta, ma per carità. Non diciamo cavolate. Tanto guardate dove sono sceso alla P1 l'altro giorno. Mi è venuta su una tristezza in metà basta. Anzi, fammi vedere quanto ce l'ha. 148 game. C'è 31, manco c'è. Ah dai, stai zitto. Madonna, guarda che lustric che ha un Chromie questo. 5. Ben caro. Tu hai qualcosa che non va. Soprattutto perché giochi da 2 anni, insomma. Che combo è morto perché. Invece Genji loro ci stava azzoppando abbastanza. Poi ho visto anche che all'HGC lo giocano, l'hanno giocato comunque tutto con la E. Tutti i talenti, proprio tutti, quasi. Dov'è ciccio pasticcio? Genji. Tipo, Luna Swift as Wind. Poi, cosa c'è qua? Ah, Struck the Heart. Il danno alla fine. Ma dai. Ma 7 era il dodge, avevano. O forse era Cyber Agility. Boh. Dragon Blade. Flow like water. Ma questa è per fare le plays, mi sa. Però Shingan lo è di più. Io prendo sempre Shingan. Final Cut ci sta perché lo vedi spesso. Al 20 non ho visto. Normale che l'abbia giocata solo Bruiser Tank buona. Non esiste Sonya Tank. No, è sconsigliabile. Infatti c'è una in game, mi stava chiedeva spessamente di farla tank. One trick Chromie. Nel frattempo io vi rinnovo la mia buonasera, ben ritrovati sullo streaming. Come potete vedere, da ogni tanto salta fuori una scritta in blu che vi invita a votare cose. Io lo faccio pure io, vi invito a votare cose perché siete dei disgraziati e non mi date margine d'errore su sto robo. Soprattutto non capisco perché tutta questa gente vorrebbe vedere un altro MOBA giocato, cioè insomma. Quando vado a proporre dei titoli alternativi, in realtà io pensavo di fare una cosa carina e di trovarmi finalmente qualcosa di diverso, insomma, ecco. Comunque, visto che il match tra Dignitas e Fnatic si fanno sempre più accesi, direi che posso attaccare l'hosting tra poco.
Domani sera esigo un match in diretta col tuo commento. Facciamo il possibile, la schedule purtroppo non è, non la scelgo io, ma è una serie di sfortunati eventi che accadono, quindi in realtà dipende anche da chi finisce prima, se ci sono problemi di ritardi, cose così. E quindi speriamo, però domani sera so di un match il nome. StarCraft. Potremmo fare. Allora, solo perché ho scritto la doppia L dovrei. Dovrebbe passare in secondo piano, però StarCraft, per esempio, lo riprenderei volentieri anche per fare coop a caso, insomma. Cioè, in realtà anche adesso stasera c'è sto match veramente figo da seguire, vorrei fermare lo streaming o quantomeno mettere l'hosting. Però potremmo anche fare una cosa noiosa, tipo farmare le daily per sta roba che ancora non ho finito. Poi c'è anche una chest, vabbè. Quindi non votate in MOBA al Mitro, ecco, bravo. Che personalmente, cioè, posso io comunque, da qualunque titolo si faccia, cerco di imparare e migliorarmi. Tranne quelli, ovviamente, horror, lì cerco solo di non fare pena con i miei versi. No, ti perdoniamo, Serpif. No, e se piuttosto qualcuno di voi deve fare la quest, loggate, mi trovate direttamente nella chat. Ah, è già disconnesso. Nella chat slash join Mithril Hotz, quindi slash join Mithril, così, e vi porta su questa chat da cui mi trovate. Yo! Uno per la missione. Non votate in mob, lapidatemi. Fnatic stavo outplayando il mondo. Ecco, vedi, queste sono le piccole cose che mi sto perdendo. Che io mi ero dimenticato che era stasera la finale. Lo dico abbastanza. Anzi, facciamo una cosa bruttissima. Faccio vedere perché non sto mettendo la webcam, cioè il perché, appunto, ho preferito non metterla, visto che ho già settato tutto per domani, viene fuori tutto sfasato. Aspettate che prendo browser. Ecco qua, vedi, tutta sfasata. 65k. Dove? Dove? Sto tenendo spento anche per una volta che posso giocare con la luce spenta e non cuocermi infinito. Tipo, devo prendere dei LED. Dov'è? Comunque sì. Sembra che i Fnatic se la stiano andando. Se le stiano suonando di santa ragione. Stitches l'ho giocato in una partita. Ho preso un terzo di Hook. Ma sono stati interessanti. Ah, 65k, siamo terzi, grandiosi amici. PlayerUnknown, che cavolo stanno facendo adesso? Beh. Ecco, abbiamo un piccolo problema, c'ho l'altro streaming attivo. Cosa succede a queste parti? Multiplayer machine. What? Ah, questo è quello antipatico. Non diteglielo però. E in ogni caso, ditemi voi se qualcuno vuole fare le daily per l'evento, venite che vi invito. Io ho già fatto la questo, ma senza mia mano la faccio entrare. Vieni, vieni. Venghino, venghino. Venghino, venghino, venghino. Se poi, ah, io ovviamente dicevo anche a. Dove è finito? Aspetta. Eccolo qua, Gelindaus. Se hai altre domande, falle tranquillamente. Che qua, visto che è una serata un po' tranquilla, cerco anche di essere un po' più attento a rispondere. Quindi, forza, forza, venghino, venghino. Si inviti la gente. Però, sì, questo boss poteva fare di più. Direi. Ci ha invitato in un party. Volevo giocare a Malta, che devo ancora prenderci in mano. Me ne mancano ancora tre. Qualche volontario? Nessuno? Fantastico. Che poi ancora non ho raggiunto le gemmine, però. Flow, cioè ce le avrei in realtà, però mi scoccia. Però è bellino, dai.
lo stesso. Come, cioè, come grafica il... No! 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 Non volevo mettere contro i... No! Infatti non capivo, però secondo me mi è già successo diverse volte che mettessi la e arrivano i compleanni a mezzanotte che mi arrivasse, che mettessi la cosa sbagliata e partessi in AI, mi sono preso la mia parte di colpa. Quest'anno 18 a 16. Ah, una cosa divertente che vi vado invece a raccontare. Allora, non credo possiamo uscire. Quindi, boh, tanto volevo hard pushiamo tutti insieme. Praticamente io... Poi come ci sono finiti i bot? L'autofill. Vieni. Dicevo che il Chromecast che ho sulla TV. La build di Maltel. Sì, bene, ne faccio una io, insomma. Dicevo che siccome sul Chromecast della TV non riesco a mandare per qualche motivo lo streaming ufficiale dell'HGC, mi tocca metterlo ogni volta in una lingua diversa. Quindi sto imparando, oggi ho imparato lo spagnolo. Laser. I'm a firing lasers. Aspetta che se non ci rimango non voglio. Piccolo laghino pure. Oh yeah. Dunque la build che faccio io per Maltael è la seguente. Allora l'1 Death Reach, quindi la V incrementata. Poi al 4 mi piace Throwing Shade. Al 7 mi piace sia Mortality, Touch of Death in partite sensate in cui c'hai un healer, un tank e tutto il resto. Altrimenti anche lo slow è simpatico. Al 10 beh, me le sto giocando entrambe, però se sono doppio tank gioco Tormented Souls. Altrimenti alle volte cerco di fare il figo con Last Rites, ma con scarso successo. Poi al 13 mi piacciono tutte. Se mancano cure prendo Soul Siphon, Inevitable End ed Ethereal Existence rimangono comunque quelli più adeguati, direi. E purtroppo per Shroud of Wisdom, perché c'ha quel tempo di attivazione di 2 secondi che non sono pochi, nel senso difficilmente si riuscirà a sfruttarlo attivandolo così per tempo. E comunque ha un cooldown di 30 secondi, quindi in realtà ci si potrebbe anche provare a farlo a mano. Speriamo abbia preso anche il mercenario Lord. Andiamo a vederlo. No, non l'ha preso. Oppure quella è l'icona, io non la riconosco. No, non l'ha preso. Questa è una delle mappe più vecchie del gioco. E sono così tanti modi di giocarla che metà basta. In particolare comunque una delle... Eccolo lì che ha fatto il figo e ci muoiono. Uno dei modi migliori comunque è non ingaggiare mai e vincere con gli obiettivi. Tipo se io avessi avuto quel soldo di Varian adesso non avremmo questi problemi però. Come sta andando Fnatic? Al 20 hanno vinto i blu, hanno vinto i Fnatic. Stanno distruggendo il core in questo momento. Scusate gli spoiler. Spiega che in questa mappa non si ingaggia a caso. Decisamente no. Si gioca sia come stiamo facendo noi, cioè non come stiamo facendo noi, ma quasi. Cioè
Si può mettere un solo laner che fa tra mid e top. E in quei casi DH e Xul sono quelli che vanno per la maggiore. Altrimenti, un single laner in bot, che hard pusha, però quindi sempre Xul, per esempio, rimane buono DH. Aio. E poi è divertente anche avere tipo Asmodan che split pusha, però lì è più un rotolo di bulk. Se non è divertente split pushare qua. Sonya invece e Illidan vanno bene per farsi i campi. Che si fanno gli easy bot hard, gli alti qua hard, abbastanza facilmente in tempi di stati. I campi easy bot pushano veramente un fracco, quindi sono da tenere sempre presenti. Poi col fatto che la mappa in quel punto è stretta, possono fare il danno away con le loro sassate. È una di quelle che la gente sa giocare meno. È vero però, perché rimane comunque una mappa. Bastava che sfiga. Io non lo voto Rongels. Così impari a fare MVP. Quindi comunque è una mappa molto meccanica che si può andare a giocare anche sfruttando gesti un po' diversi, tipo medivh o cose del genere. Molto più difficile con medivh, molto invece più probabile con Zeratul. Abbiamo ancora un paio di posti per chi volesse giocare. Rinnovo l'offerta. Avrei votato il bot verso full dispetto. Decisamente full dispetto. Aspetta, ma era l'ultima, hanno finito, hanno vinto i Fnatic. Aspetta, questo è importante. Cioè, ce lo seguiamo in diretta pure noi. Io stavo lì che pensavo, boh, adesso chissà come andrà la prossima. Ce lo guardiamo pure noi. Tanto pigiamo il raid anche. Fnatic quindi si portano a casa la vittoria. Croccante. Bravi. Hanno fatto un recuperone. Bravo Kailaris, io lo adoro. È stato uno dei primi personaggi di eSport che ho visto con una delle prime partite di StarCraft che abbia mai visto. E da lì ho detto, ok, questa cosa mi piace. Cioè, quando ho iniziato a giocare a StarCraft è stato quando ho realmente cominciato a appassionarmi agli eSport e compagnia. Quindi, grandioso. Kailaris. Stavo parlando di Kailaris. Che è stato uno dei primi che ho visto. Hanno vinto i Fnatic, hai visto? Vista, sì. Vogliamo il team di Mitrillo alle HGC. Mettiamo dentro me, Ranatoro, Tonno Riomare e tutti questi nomi brutti. Pollo. Pollo. Ti immagini avere un team serio che arriva avanti con questi nomi poco seri? Adesso pullo qualcuno. Una mappa brutta con un comp brutto. In effetti sì. Diciamo che anche Abatur è difficile far girare qua in Black Hearts Bay. Però sì. E ovviamente i pro Abatur possono farci le pro ate, ma noi non conosciamo pro Abatur in circolazione. Kael'thas setback. Mentre è apparsa una mappa brutta, l'abbiamo detto, quelli sono i divi bustati a non rumare i membri alle altre squadre. Quelli quali? Cosa dice? Ah, quelli, i divi bustati hanno nomi strani per caso? Cosa? I divi bustati delle HCS hanno nomi strani. No, i nomi main. Ah, non hanno nomi strani. E un'altra cosa, abbiamo già i nomi di chi andiamo a commentare domani? I good luck have lag mi chiedevano se sono in line up. E mi pare di ricordare di sì. Esatto. Quindi gli altri dopo. E c'è quello di fame. Secondo che dovrebbe essere il raccoon. Il terzo game è quello di fame. Ok, quindi fame ci sarai anche tu. Il truffolone boys. Hanno i mini ma sono loro in sostanza. Ah, questi.
adesso noi non giochiamo molto sensato comunque con la comp che abbiamo. Abator lo puoi mettere a fare da solo, ma sì. What the Pium. No. Nope. Close. No, restare lì, ringaggiare. Qui ho sbagliato Ronjutsu. Lo diciamo. Com'è andata? Vinte 2, perse 0 per ora. Però adesso ho messo quick match perché stavo seguendo con un occhio la partita. Sì, la partita, la finale. Stavo guardando un altro schermo. Si applica sulle ceste? Sì. OP. Sto drainando le ceste fortissimo. Oh, sono morto un sacco. Vediamo se faccio la provata. Via! No, quello non muore. Continuano a morire. Quello è arrivato da invisibile. Quello c'è morto. Forse ci rimaniamo. Bello che mi ha scacciato via l'antipatico. Ah, che noia questo Zeratul che mi gira intorno. Anche fossi fatto di miele. Ok, adesso siamo troppo bassi però. Non possiamo permetterci di cazzeggiare così. Sì, la prima ha fatto una Hero League doppio meglio, ora mi sta venendo male. Ho visto di peggio, per carità, però mi sta venendo male. E io non ci voglio andare sulle mine, però devo disinnescarle. Minchia. Perché non si attiva la Q? Put. Abaturo. Lì ci muore Ronjutsu, secondo me. Ci va a morire da solo. E allora, considerando che non stiamo riuscendo nel nostro intento, perché mi scacci indietro? Ma c'ho la tech speed adesso, mi sento fortissimo. Guarda che noia. Vediamo se Ronjutsu capisce che deve stare. Tira la Q. Grazie. Potrebbe essere una brutta situazione. È finito il mana. Amarissima. Sad Maltel. Però Cioccobo 51 poteva darmi una manina. Tipo. Che bello il trofeo dell'HCGC. Per l'HCS vi diamo una calorosa stretta di mano e un'affettuosa manata in spalla, se proprio volete. Ai vincitori, ovviamente. Agli altri calcio in culo e basta. Giusto? Ah, niente. Al si è rimutato, non ci vuole più. Di nuovo. Allora. Ridurre il culo. Forse gli sega un po' di più le gambe a sti dispettosi. Che è morto in bot Ragnaros. Lasciate stare i miei soldi. FK? No, non FK. No, dove mi sono portato? Sono al limite. Grazie. Comunque Shwimpy mi piace anche molto come gioca. The Fnatic. Qui una volta avevo sentito dei soldi io comunque. Non vedendo dei soldi, mi chiedo dove siano questi soldi. Trovati. Mentre Greyman decide di fare lo specialista. Sì, ha rinunciato a dedicarsi.
La prestigiosa Wooden League, quasi quasi. Non si fa cecca! Hai visto comunque è rimasto per terra il marchio, vuol dire che lì dentro c'è roba brutta. Please! No, Aldo, dammelo. Aldo. Mio. Turna, turna, turna. I Backstreet Boys. No, gli hanno scritto Quackstreet Boys in realtà. La chiave di legno. Prestigiosissima. Raggi, raggi, torna indietro, rischioso. Ecco perché vincerà sicuro. Perché? Io non ho capito. Ero distratto. La Strides è counterabile in questa cosa. E poi hanno Zeratul che mi salta addosso, quindi evitiamo. Cosa vuoi fare tu? Mi lanci le cose in guanto di sfida? No. Questi mi stanno shardando. Aiuto. Eccolo lì, la lava wave che non ti aspetti. Beh. Ce l'abbiamo. L'account con il friend list io è silenziato, sì. Quindi immagino che potrebbe essere un buon motivo. Però è GM73, quello 173 quello account. Quindi tutto sommato. Ecco, un'altra cosa che non si fa, tipo. Non hanno tank, non hanno nessuno di grosso. Non prendi il cursed bullet, mannaggia a te. Non serve a niente, cioè serve a smezzare quelli grossi di vita, non quelli che hanno poca vita. Come tutti questi, tipo. È stato fuori dal range, Lulz. Arrivo. Continua ad arrivare. Fanno male, fanno male. No, non ci arrivo. Sì, ci sono arrivato. Yes. Bella. Oh, guarda che ce l'ha fatta anche lui. Però dai, quanto è durato con la nuova season? Sigurda, una settimana? Flammare è un conto, esagerare a flammare è un altro. Io ho flammato questi giorni per via del piazzamento. Per averne perse tante di fila fal tiltare duro. Però non ho esagerato, insomma. Dicevo sempre cose sensate, insomma. No, questa è la nuvoletta triste. E poi quella incazzata. Oh, oh. Amici. Ma come c'è già il clone di nuovo? Full via andiamo, orca, non andiamo full da nessuna parte. Dunque, di cosa abbiamo bisogno? Direi che l'healing ci può stare, ma anche l'ethereal existence è meglio. Bastano tre stack per essere belli tosti. La nuvola arrabbiata ti si addice, ma io non flammo, io non maddo easy. Fa il gradasso, Ronjuz. Nel frattempo stanno mostrando le clip più significative. Perché? Perché molto in corpo questo? Boh. Vabbè. Non sono d'accordissimo. Allora, domattina lavoro, quindi in realtà, finita questa, vado a letto. Dai, noia. Dai, mollami. Vai pure con calma, Ragnaros. Tanto non sto morendo. Oh. L'ho cristallizzato solo per dispetto. Vediamo se Giocobo si sveglia e tira qualche
Niente, un bullet sul clone. Sul clone con poca vita, quindi non ha fatto zero effetto. Piglia i soldi, Chocobo! I cursed. Questi campi sono rischiosi perché non sappiamo dove sono loro. Eccoli lì. Lo sai come l'ho notato? Perché ho visto il gabbiano volare via. Ma tu guarda che non ci sono morti. Lasciami. Buono così. Quando vedi l'uccellino che è volato, che vola via, vuol dire che ci sono i nemici. Anche su Sky Temple è così. Imparatelo. Siete amici degli uccellini. Dunque, ci può tornare più utile. È questo che lo rivelo e anche. Si rivelo col danno, insomma. Chocobo è un pollo, sì, lo sapevamo. Chocobo. È una cosa che ho notato io, non so poi se sia realmente vera. Però se tu lo guardi da distante, non succede. Se tu ti ci avvicini, lo vedi che vola via. E allo stesso modo, se arriva qualcun altro, vola via lo stesso. Andiamo. Carichi. Non vi curate più. Mamma mia. Palla. Comunque, sì. Bravi Fnatic che hanno recuperato il tutto. Purtroppo non ho seguito bene la finale, ma mi guarderò il VOD. Ma la prima partita che ho seguito, che è stata quella su Towers of Doom, mi è veramente piaciuta tanto. Ho messo la lava. Soffro dentro. Eccolo lì. Se riesco a salvarmi. Via. No, mica non ti aiuto, vedi così. Sul serio? Specchi una ulti per un clone di Abatur. Boh, vabbè. No. Niente. Ci ho provato, però è stata una cazzata, mi ha dato l'ultimo line. In realtà avevo premuto la E dopo perché non avevo capito che era un problema. Build sul carapace Abatur. Volevo tornare. Ecco, quindi si conclude l'epilogo delle... L'HGC, the Mid-Season Brawl. Buonasera, ho una domanda da fare. Non sarai in grado di rispondere. Se volessi avvicinarmi alle classificate su Heroes, quali sono i comandamenti da seguire per cominciare al meglio? Allora, se stai trollando, ti ho beccato. Se non stai trollando, te li dico davvero. Perché comunque io ho chiamato amichevolmente comandamenti una serie di guide linee. Di linee guida per un'altra persona in realtà, quindi ecco. Comunque, i comandamenti delle Hero League sono essere flessibili e quindi impararsi almeno un paio di tipi di eroi per classe, quindi almeno 2 DPS ranged, almeno 2 DPS melee, almeno 2 healer ranged, almeno 2 healer melee, anche se di questi c'è un po' meno, è un po' più difficile insomma.
O dopo averli imparati a giocare, bisogna posizionarsi in modo adeguato. Quindi direi che il posizionamento fa parte di questo primo punto, ma lo rinnoviamo perché il posizionamento diventa veramente fondamentale. Io ultimamente non gioco quasi mai tank, mi sono trovato in questa season che invece è una cosa che devo fare più spesso, perché ho visto che riesco a dare un supporto, perché ho capito un pochino meglio come funziona. Cioè, ho imparato a giocare personaggi come Varian, ci ho preso un po' più di dimestichezza. E soprattutto poi il terzo punto è guardare la minimappa. Io adesso ho visto che non chiaro qui da solo, che non c'era nessuno, ho controllato dov'è la posizione dei miei avversari. Infatti sono arrivati questi due, ma se non avessi guardato la minimappa non l'avrei visto e avrei continuato a pushare. Quindi minimappa, eroe per ruolo e posizionamento. Conosci i tuoi talenti, studiati il personaggio prima di... se è nuovo, soprattutto se non lo usi da molto. Studia che talenti ha, pensa a delle possibili delle casistiche particolari, tipo se sei un tank pensa... anzi, facciamo in modo più facile. Se sei un healer, pensa a se ti serve il talento di riduzione sui danni magici piuttosto che quello sulla riduzione degli attacchi base, nel caso ne abbia la possibilità di scelta. Se sei sempre un healer, pensa se ha senso prendere un'intera build sul reveal, quindi sul spottare gli avversari cloccati in stealth come Zeratul, come Brightwing su Zeratul, che fa tutta la build sulla Z, oppure no. Io adesso ho recollato perché qua l'unica cosa che potevo fare era morire, non ci sono strutture vicine che mi possono aiutare, loro sono in superiorità numerica. Ma powerness in generale non sto messo male. Metti i talenti male. Allora, se premi punto esclamativo builds, trovi i talenti che prendo io solitamente. Quelli di oggi ancora non li ho controllati, nel senso li controllo una volta a settimana perché alle volte si modificano i link. Se riesci, coordinati con il tuo team, cerca di non flammare soprattutto. Nel senso, i ping sono una delle funzioni più utili di questo giochino, quindi usali, non spammarli perché sennò è inutile. Devi dare informazioni concise ma efficaci. Tipo, adesso io sto guardando la minimappa per decidere da farsi, questo è fuori posizione, quindi va punito. Che oro. Cura diminuita per tutti i miei avversari. Ecco, adesso tipo io sto concentrandomi sul leader, e nel frattempo ce ne sono morti due dei miei, però quindi in certi casi bisogna capire se è realmente il caso fare questa cosa. Ah, yeah. In questo caso no, però noi abbiamo comunque tre catapulte. È una mostruosità in botte, stanno facendo dei gay. Forse potremmo anche vincere. Se non li sposta in giro con la mostruosità. Da spostarle in giro le catapulte. Dai, bugiardo Excelsius, io non li tratto male i miei compagni di squadra. Quando fanno scelte azzardate o sciocche, palesemente sciocche, lo faccio, perché se lo meritano. E ecco, quindi appunto una delle mie pecche in realtà è quella sui tank, che sto pian piano assodando. Ecco, quindi comunque ti invito a seguire domani sera le HCS, perché avremo modo di commentare anche in questo senso le scelte dei vari eroi rispetto ad altri nelle mappe. Ovviamente devi conoscere anche le mappe, perché sono mappe a due lane e mappe che invece sono tre lane, quindi mappa in due lane, magari come Braxis, ti conviene puntare sull'effetto snowball, quindi cercare di avere una team composition solida, che in certi casi appena guadagni un minimo di vantaggio ti porti veramente a moltiplicare quel vantaggio. Un esempio tipico è Sylvanas su Braxis, una volta ottenuto il primo. Domani tutte le mappe giocabili, giusto? Dovrebbero essere tutte giocabili. Aldo dovrebbe risponderti in diretta. E come ti dicevo, appunto, mappe come Cursed Hollow, no, come... dove è andata? Vabbè, Braxis, eccola qua. Privilegiano pick di tipo appunto snowball, e in particolare c'è una figura importante che è il solo laner, che sta solitamente in top. Quindi anche qua, conoscere la mappa e
gli elementi richiesti è importante perché solo laner va a prescindere in realtà dalla classe, quindi può farlo sia un assassin che un warrior, che un guerriero. Per ora so giocare bene solo Nova, Genji, Sylvanas e Jaina. Eh sì, devi forzarti a imparare altro. In particolare vedo da quelli che hai nominato che sono tutti ranged, quindi devi fare un po' di pratica anche su quelli melee. E in particolare come melee ti consiglio di imparare Greymane soprattutto. Sicuramente, dove è andato? Greymane. Un altro pick melee importante è Zeratul, ma è più situazionale. Se lo impari bene puoi farci grandi belle cose. Poi di melee ti conviene impararti sicuramente anche Thrall. Però prima di Thrall imparati Alarak. Altro pick situazionale ma molto molto forte. Maltel per ora lasciarlo da parte. Ragnaros anche sempre in Braxis per esempio è molto buono perché vai molto ancora con la tua D. Guarda qua. E diventi un baluardo contro gli Zerg. Bene, io propongo monotomba per il prossimo torneo. No. Nova non puoi considerarla per ranked. Purtroppo, è vero. È un personaggio che è stato uno dei primi personaggi che ho... Il primo personaggio con cui ho cominciato a giocare quando ho cominciato Heroes. E purtroppo, sì, non ha successo. Peccato. E ci hanno fatto un botto di skin in compenso. Cioè, guarda quante skin c'ha. Miniere è un altro esempio di mappa da snowball. Giochi Sylvanas, giochi Ragnaros anche lì, tranquillamente. In certe mappe anche come Anamura diventa utile una figura anche come Asmodan. Per quello in genere cerco di bannare Sylvanas ma di prendere Asmodan in quella mappa. Mappe grandi invece come Warhead Junction privilegiano eroi con mobilità globale, quindi i vari Brightwing, i vari Brightwing è alla Chiara per inciso. Brightwing, poi c'è DH, Falstad, che possono tornare decisamente utili allo scopo. Hanno tutti sulla Z generalmente questa possibilità di slanciarsi a giro su tutta la mappa. Ecco, qua non lo dicono neanche per DH. Guarda un po'. Che mi dici di Keltas e Tyrande? Keltas buono, perché comunque è un mage che in late game può cambiarti le sorti della partita, in particolare perché una volta che completi la quest hai del danno aumentato qua, poi qua al set aggiungi danni aumentati in base alla vita percentuale quando colpisci due eroi. Tu vai poi a moltiplicare tutto questo per 2 con Fury of the Sunwell che fa un secondo Flame Strike a 16. Quindi se stai difendendo il core e loro stanno tutti vicini, tu gli tiri una Q che parte 2 volte grazie a questo talento e li fai esplodere. Quindi Keltas è un buon mage da imparare, è come Jaina comunque. È un pochino magari più facile di Jaina, ma proprio di un poco. Però, considerando che hai una quest all'1 che non devi morire per ottenere dei benefici, può essere magari un attimino più difficile all'inizio. Jaina invece, d'altro canto, ha tante build possibili. Era molto molto giocata tempo fa e comunque con il Ring of Frost si possono fare delle grandissime combo. Quindi anche qua, se riesci ad accordarti col tuo team di già ancora in draft, appena iniziato, ok, facciamo questa combo, prendiamo Zeratul con Void Prison e poi mettiamo Jaina con Ring of Frost, oppure Zagara con il Maw e poi il Ring of Frost quando escono dal Maw. Ecco, magari Zagara è un pick da evitare se non lo conosci molto molto bene all'inizio, però appunto io dai nomi che mi hai mostrato direi che ti consiglio di imparare un po' di roba melee. Che sia tank, che sia DPS, quindi come DPS imparati Greymane Alarak, come DPS, come tank imparati sicuramente Varian, che è un po' fuori dagli schemi comunque come tank, ma è molto molto forte. Un altro buon tank da imparare melee è Joanna e Muradin, sono Joanna e Muradin, quindi Muradin e poi la Joanna. Come specialist melee... Come healer sicuramente Rhaegar e Karazim, nonché gli unici due praticamente. Come specialist melee, boh,
solo al limite, ma anche quello è un pick che è situazionale. Siete numerosissimi, mi fa molto piacere comunque vedere tutta questa bella gente che segue stasera, anche se c'è lo stream un po' azzoppato per via di queste modifiche in vista delle HCS di domani. Vi ricordo, se non l'avete... Ah, Uther, sì, è vero, scusa, Excelidus, dimenticavo Uther che non l'ho visto. Dove è andato? Aspetta. Uther, sì, confermo. Scusa, è molto molto forte, è vero. Lo si gioca anche, in realtà, sempre più spesso col Divine Storm. Nonostante tutto. Ovvio che se c'hai un mage o... grande Necroz, stavo per finire il discorso dicendo se siete numerosi, se non l'avete mai fatto, se non sapete come funziona, pigiate il tasto del segui che così vedete la bestia che salta in alto e vi abbraccia, tipo. Ecco, no, dico, il follow vi serve per sapere per i prossimi streaming, che questa settimana appunto noi ci ritroveremo sicuramente giovedì, forse mercoledì. E altrimenti con appena finite l'HCS riprenderemo con la schedule usuale. Uther comunque sia un altro pick importante come leader. Poi a me c'è sta skin che è sempre piaciuta un sacco. Per fortuna che l'ho droppata durante le Heroes 2.0. Però per quella blu mi piace di più. Quel colore di scargine, anche rosso. Cioè, peccato quella che non mi piace, insomma. Sì. Macette. Non insegnare le cose rotte alla gente. Grazie al follow, Neaga. Beh, visto che c'è tutta questa gente, facciamo l'ultima, dai. Manca l'ultima. Grazie al follow su Zaku. La sinergia OP. Murky Abatur. Arriva anche Oz Italia TV. Ah, invece è importante non imparare dai pro. Nel senso, abbiamo visto durante l'anno scorso al BlizzCon. Ok, ti ricordi quando era? Era al BlizzCon o era un'altra occasione che c'era la combo Tassadar, Leoric, Abatur, Murky? Finale del primo BlizzCon di Rosso. È finale del primo BlizzCon, ecco, lì non imparate da loro perché loro possono e noi non possiamo. Detta papale papale. Quindi cerchiamo ancora una volta Maltel, visto che è di Diablo. E voi. Me lo voglio gustare ancora un po', perché prima di piccarlo in Ranked penso che passerà di acqua sotto i ponti. Io ringrazio comunque per il follow tutti quanti. Domani sera ricordatevi delle HCS, che invece saranno live sul canale di Oz Italia TV. Devo vedere le stesse views di oggi dell'HGC. 50.000 ne voglio domani. Numeri. Allora, mi chiedono un parere su Malfurion. Allora, Malfurion è forte. È stato modificato di recente in maniera sensibile. In particolare togliendo un talento importantissimo che troviamo su molti support, che è al 7, che si chiama Cleanse, che è purificazione. Rimane comunque molto utile. Come? Ciao. Rimane comunque molto molto utile per via appunto dei talenti di utilità che ha. Abbiamo all'uno lo scouting drone che dà visione e fa da reveal contro gli stealth. È già qua. Grazie al follows Frankintosh. È la versione di Malfurion. Diciamo, durante l'HGC è stato praticamente usato quasi sempre, ma era ancora la patch precedente del nerf. Sì, che era ancora più valida, insomma. Quindi comunque sì, io personalmente all'uno preferisco Scouting Drone. Moonborn non mi piace, non l'ho mai piccato, è altresì vero che comunque da quando è arrivata la modifica, questa modifica a Malfurion, che è con l'uscita di Maltel, comunque non ci ho giocato tantissimissimo. Non lo considero un supporto easy comunque, come indicato nella descrizione. Bisogna imparare tutti i talenti e tutte le attivabili praticamente, e ne ha diverse, soprattutto se ci metti il drone. Prima avevi il cleanse, adesso non ce l'hai più. Però sì, sarebbe stata il numero 2, poi al 13 l'ice block, siamo a 3 attivabili. L'ice block e lo shrink ray sono buoni entrambi, l'ice block lo è molto molto di più però. Shrink ray solo in determinati casi. Anche se una volta mi sono trovato a prendere Life Seed, perché ho visto che stavamo snowballando, ho detto vabbè, pigliamo pure
il fantatalenti, visto che stiamo vincendo. Hola. Ciao. Al 16 ho provato invece Isera's Gift come talento. Voi l'avete provato? Ma Fulvio non No, l'ha di cosa stai usato parlando? di Malfurion. Malfurion l'ha usato una volta sola, ma per trollare, quindi ho fatto la build sul broccolo. Ah, ok. Brocklo Non so anche se io alle esiste. volte lo prendo. Cioè, tipo, se non Brocklo esiste uguale, hanno. cioè. A parte Sta pure sul quello. broccolo, Rangius, cazzo vuoi? Rispetto alle Lune's Grace, se sei all'inizio è molto meglio. Cioè, l'avere il range aumentato sulle abilità ti permette di studiare un po' di più il personaggio, di non andare a metterti in brutte situazioni. Dopo un po' che ci giochi, se vedi che riesci a gestire bene le distanze, prova tranquillamente a passare a quel potenziamento del broccolo. Che in realtà è il Trent, è questo albero che spawna e fa danni, ma lo usi più che come fonte aggiuntiva di distrazione che non di danno fine a se stesso. Beh, il silence al 10 è sicuramente innegabile ora come ora. Sì, giocare con gli amici e fare tutta la build sull'innervate per aiutare i maghi è una buona idea. Ovviamente, in genere ti permette di farlo solo se con un amico, non con uno a caso in quick match, insomma. Però sì, è comunque simpatico buildarlo sull'innervate perché vedi poi il tuo alleato e fa danni a nastro. Ancora più divertente da giocare in combo con un mage, però è Auriel come healer. Allora, loro adesso hanno un sacco di Parlava brutta sta roba cosa dall'altra sul parte. innervate che gli permetteva di spammare Q e doppio fuoco. Vabbè, il discorso è che comunque adesso l'innervate hanno tolto il talento, uno dei due talenti, l'hanno spostato al 16, che adesso è un po' diverso. Però l'innervate al 16 adesso è potentissimo. Ah, prendi quello della riduzione di cooldown anche su Malfurion. Ultimate, l'innervate pure su Malfurion. Ah, sì. Se sono in blind non applico il marchio. Sapevate. Comunque veramente bella, bella finale del. Ci sia stato. Ma proprio tutto il torneo, cioè. No, è stato veramente bello. Il primo torneo che vedo dove ci stanno le ultime quattro partite, quindi semifinali e finali. Che Non stop, arrivano vero? all'ultimo game, cioè. Sì. Altra cosa importante da ricordare è non perdere l'esperienza dalle lane. È valido soprattutto in ranked, che Errore che vedi viene fatto a gente. livelli più bassi Sì, ma. Aizip sulle lane. Infatti si vede gente ogni tanto che parte e va via. Invece bisogna andare a Per coprire quanto le venga detto il contrario, Hiro sa la tua fase di laning ed è importantissimo. lane. Sì. Dura 20 minuti, ma ce l'ha. Soprattutto i primi livelli dove già qua comunque vediamo che loro hanno Murky Morto, hanno perso un po' di esperienza. Non tanta, però un po'. E si sentirà comunque man mano che se si va avanti in maniera abbastanza uguale per entrambe le parti. In alcuni casi è più importante Tritacarne fare Exp funziona in sicuramente che ranked. pensare a determinati obiettivi. Tritacarne si funziona in ranked. Tritacarne funziona in ranked da poco. Perché comunque. Anche in competitivo funziona Tritacarne. Sì, no, dico, col fatto che comunque Anub, che è l'antimago per eccellenza, o viene bannato o viene comunque piccato dagli avversari, un buon altro pick da fare è appunto quello dei Tritacarne. È un po' più difficile da imparare di Anub. E devi avere un team che segue, sennò diventa abbastanza inutile. Però rimane comunque simpatico. Anche Murky funziona in ranked. Magari ha le tue Panoramix. Nelle mie, se prendono Murky, mi arrabbio. No, Murky sinceramente non tanto. Devi essere bravo bravo e avere degli avversari rincoglioniti, rincoglioniti. O che vanno in giro per le lane. Senza Sì, coprire il o Murky. puoi usare altri personaggi che fanno cose simili a quelle che fanno Murky. Lo fanno meglio. E Azmoda anche arranca bene a tutti i rank, quindi.
quelli bassi anche di più. Perché la gente va via per le lane. Sì, e la gente fondamentalmente non ha idea di come counterarlo. Tipo, anche una cosa importante con contro Stitches, contro Tritacarne, devi posizionarti in modo diverso anche se sei MD. Perché se lui ti porta sotto toro ci rimani, si arrange da MD, in, certo, nella maggior parte dei casi. Quindi cerca di metterti dietro la wave di minion. Questa non l'ho fatta apposta in realtà, questa skinca. Forse uno dei ruoli che può imparare per andare avanti più facilmente a livelli bassi è sicuramente l'healer e il tank. DPS, a meno che non impari quelli importanti come Greyman, è un po' più difficile sfruttarli veramente per andare avanti di brutto come velocità. Oh. Prendere i talenti con i numeri è un'altra cosa importante che puoi fare. Control più il numero ti fa prendere talento. Nelle situazioni più intense può essere veramente utile. O cambiare le sorti del teamfight. Addirittura Prince. Ciao Excelidus. Se riesci impara anche certi cooldown degli avversari. Tipo il gancio di Stitches ha 14 secondi di cooldown. Quindi sai che una volta che ne fa uno ci vuole un pochino prima che te ne faccia un momento giusto per ingaggiare tu stesso. Esatto. Ma quello dipende anche dall'esperienza. Stessa cosa diciamo anche contro i mage in generale. Quando i mage usano l'abilità e non ti colpiscono, è quel momento di attaccare subito dopo. Ma non è tanto il fatto della scena competitiva, dipende sempre da dove giochi, sul rating eccetera. Ovviamente se giochi rank bassi fondamentalmente non c'è un meta. Più vai su, più il meta si fa sentire. Nel contrario in realtà, secondo me. Anche con pick disparati a rank alti riesci a... Magari i ban sono quelli di roba in meta, ma i pick disparati fatti con... da gente che li sa usare funzionano. Però diciamo che a rank alti i pick fuori meta vengono usati con un certo, con la logica giusta. Sì, di sicuro non trovi doppio mage come ho trovato io prima. Vengono presi con la logica di trollare le persone. Potrei anche giocare con la Strides. No, no, prendi, facciamo la cancrata con la Scientifica. Faccio l'esempio adesso. Noi perché siamo in vantaggio? Perché io ad esempio bot lane ho vinto la lane contro Illidan. Morto, lui è morto due volte, non sono mai morto. Ha preso esperienza dalle lane. Indicato qua. Qui non lo seguiamo molto, però andiamo invece. Ci sono un sacco di nemici se vogliamo. Andiamo al 10. Arrivo. Finito il mana? No, quasi però. L'importante è anche non esagerare, tipo quello sicuramente non ci muore, quindi tanto vale lasciarlo lì. Per Luke. Peggio per lui. Occhio sulla minimap ogni 5 secondi. Greyman sicuramente aiuta. E io per convincermi a giocarlo, tempo fa quando ancora non ci volevo giocare molto, ma era un pick molto forte, ci ho comprato la Master Skin. Quello che ho detto, sono 10.000 gold buttati, almeno lo gioco ogni tanto. Adesso non puoi più farlo come ragionamento. Aiuto! Che succede? Ho preso il talento che corro. Ok, hanno il 10 pure loro. Si lanciano un sacco di morchini addosso. Il nostro Al ci potrebbe rimanere. Vabbè. Silence. Lancio. Mi hanno tirato un po' di tutto. Io potrei non riuscire a uscirne vivo. E ci morite tutti qua.
No, forse ne esco io e basta. Abbandoniamo macete. Aspetta, si può salvare. Se avevi mana ci potevamo girare. No, troppo sto scarso. Un'altra cosa per esempio che puoi imparare di Grimmin è che entrambe le sue eroiche, le sue R vanno bene in realtà. In certi casi contro doppio tank di sicuro, con il Grimmin che abbiamo in team adesso, non avrebbe senso prendere Cursed Bullet, perché se Stitches è intelligente, ok, non lo è. Non ha preso il Dump and Magic, però se lo avesse avuto quel Bullet... No, l'hanno per 50, ignora le armature. Ah, ignora? Ah dai, allora scherzavo. Beh, comunque non avrebbe avuto senso, secondo me. Sarebbe convenuto piuttosto il Go for the Throat. Qualunque di questi tre pigli è meglio. Mentre quell'altro lo usavi solo per lui, secondo me. Physical Armor, perché qua per esempio è un esempio... È un personaggio che calza benissimo a pennello per fare esempi, Malter. Perché al 13 puoi scegliere tra Armor sugli attacchi base, resistenza e danni magici. E quindi tipo adesso io temo più i colpi di Illidan che non quelli di qualunque altro coso qui dentro addirittura. Io non ho capito perché cazzo viene usata così poco, non è forte. Sei sicuro nel dirmi che Nova non è un pick fattibile in ranked? Purtroppo ti dico di sì. Che è molto situazionale, i danni che fa non sono abbastanza, nel senso... Nova ad oggi si può prendere, può essere utile solo in una mappa. Anamura. Sì, Anamura perché usa il Bribe. Il Bribe è il stesso che gente isolata. La mazzetta. Giga Red commenta. Che porcata Sanctification è utile in Maltail. Altra occasione dove si può prendere Nova e può essere utile quando vede che gli avversari hanno tutti i personaggi squish. Lì è meglio Zero, è ancora più divertente. Anche Valera. Vabbè, anche Nova, vabbè. Valera, anche sì. Quando vedi che gli avversari hanno tutti i personaggi squishy, tu lo punisci con gli eroi, quelli che li ganka. O se sono doppio mage, prendi Anub e Stitches. Hard engage comunque. Ci sono le comp da dive e le comp da pop. Ci sono le ulti di Malta. Tu, macete, com'è iniziata sta season? Bene, finché nella partita di promo per il GM non ho beccato Xay3 con Uther in team. No, vabbè, c'è nel senso. Beh, io ho trovato uno che mi ha detto che Sivana sarà inutile in Praxis. Chi lo picca il robo? Io. Lui, appunto. Però, sì. Se arrivano, fightiamo con Certification, li facciamo tutti. Sì. Stanno là. Io invece ho iniziato veramente malissimissimo. Oh. Morchi. No, non ci arrivo fino in fondo. Scusami, te hai preso quell'ultimate lì con Murky contro? Io? Sì. Sì? E sta funzionando la grande anche. Che senso ha far male su Murky noioso? No, ma il nesso è molto semplice. Murky su quell'ultimate lì lo farmi. E sì. Poi ti ritrovi con l'ultimate sempre a 15 secondi. Sì, ma cos'è più divertente? Vediamo se riesco a fare la cazzata. Sì, sono riuscito. Oh, questo qui continua a arrivare da tutti gli angoli del mondo. Vai, io vado a cercarglielo, capito? Tanto sopra. Guarda che parte ingaggio. No. Arriva su di me. Non riesco, 10 secondi ancora di cooldown. 7. No, troppo. Questo è overestendersi e non si fa. Peccato, mancava poco. No, mi ha ammazzato.
No, a puzza di stici. A puzza. Allora, importante conoscere la differenza tra forte e key punk. Prendere il keep vuol dire prendere questi. Prendere i forti vuol dire prendere questi. O questi. Quindi prendere un keep dopo aver abbattuto il forte ti sblocca le catapulte, che sono forti. E overtime vanno a vincere una lane senza catapulte e soprattutto ti vanno a vincere il game. Un sacco di informazioni utilissime. Allora, ti consiglio, dopo ti metto il link, di dare un occhio anche al coaching, alle serate di coaching che ho fatto, sono nel mio canale YouTube, che forse non è neanche riportato qui sotto, quindi dopo lo metto, lo aggiungerò qui sotto nei pulsanti. E lì sono partite fatte dalle persone che hanno giocato in custom e poi sono bloccato. Poi i maghi senza mana devi shardarli instant, quello senza dubbio. Ecco, questo mi scassa però. Abbiamo un po' capito tutti quanti, Adesso ce ne andiamo. Ho messo spauracchi addosso almeno. State morendo da un pesce. Sì. Quasi. Mi ha preso. Grande! Che mi hanno messo il link in chat. Shots Italia sono ottime guide. Qua sì, ovviamente è sempre valido il consiglio di imparare da chi è più bravo di te. Quindi non da me. Ok, mi hanno rectato male su Hearthstone. Cos'è che è? Mi hanno rectato male su Hearthstone. Ha rectato pure. Male anche. Però no. Lasciamolo. Non so perché, ma si sono ingaggiati questi. Ah, eh. Non avevo capito che aveva preso il terra. Vabbè. Tu senza mana io. Sciogli sti cis. Occhio a recolare anche in punti sensati, non tipo non questo. Se vedo un posto dovrò farmi un game appena avete finito. Io dopo questo stacco, che domani lavoro la mattina, purtroppo. Allora vorrà dire che andrò avanti col video di Maltai. Malti? Beh, gli altri forse giocano comunque. Ah, il macete, voi giocate? Mi ero lì, per dire. E là. Pure me ne vado a dormire. Poi oggi l'ho fatta di Rolig, Oggi l'ho fatta le Rolig. Come sono andate? Ho perso le prime due perché qualcuno ha sostenuto che Sylvanas non era un buon pick a Braxis. Ti hanno rettato. Ha preso anche Zagara. Doppio specialist. Beh dai. Ho quittato. Cosa hai fatto? Hai quittato? No. Non si quitta nelle game. Ah, no, quindi non qui. Sono con un team con Sylvanas e Gul'dan e sono riusciti a perdere. Ah. Adesso qua siamo dovuti andare ad attaccare in realtà, però ho voluto shardare con roba, abbiamo ancora 50 secondi per sfruttare il terror, quindi è un sacco di tempo, abbiamo il 20 soprattutto. Sempre un occhio sulla minimappa ogni 5 secondi. Io ci sto ancora lavorando da quando ho iniziato a giocare a StarCraft in realtà, quindi non faccio proprio testo. Che palle, non potrei neanche andare a letto perché c'è tipo la Kira che si è spaccioccata sul mio posto. È lì. Uff.
prende l'aria dal ventilatore. Vabbè. Chiamalo scemo. Sì, sì, è scemo. No, povero. Spero che sia scemo a Pira. Ha alzato la coda, comunque mi sa che era un assenso. Questo è abuso sugli animali. Fargli dire cose false. Ezza. Bene. Io mi avvio quindi a chiudere baracca burattini. Ma come te? Vabbè, se permetti. Ho fatto 12 kill. Io ho fatto tutti gli, tutte quelle che non ho lastittato. Tanto vorrei condurre questa sono morto una volta. Ah, ma neanche tra i 5. No? Vediamo la pirla. Oh, ecco qua il nuovo cavallino. Grazie. E una chest. Cos'è sta perla qua? Adesso la guardo. Due chest. Ah, mi sono venuto anche singhiozzo. Ragazzi, resta del game, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao, sera. Buonanotte. Ma ci puoi giocare, Malte? Sì. Che no. Per fare le cancrate. No, che no, ho beccato Valera. Come leggendaria doppia. E anche un'altra skin che ho già di Morales, quindi mi tocca tenerla perché sono shard. Ciao a tutti. Ciao. 500 shard gratis questa. Allora adesso sì che me lo forgio, Malte, l'azzurrino. Gengen Nosser. Però lo faccio dalla collection, così ne sono convinto. Mamma Maltail. Quindi quelle che non ho. Io al momento ho 20 forzieri da aprire. Non li apri? No, aspetto quella dell'estate, tanto potrebbe... No, quelli di adesso potrei trovarle. Ma non staccano diversamente quelli, non sono casse a parte. Ancora non è detto. Cioè no. Dai, non è così. Hanno specificato la cosa, hanno fatto vedere delle casse. Datamine. Dataminato delle casse, poi non è detto che effetti. Ma perché? Erano molto esplicative. Perché quella che piace a me costa 600 shard? Non è detto, finché non c'è un annuncio ufficiale. Aspetta. No, quello hai ragione. No, questo, ditemi perché se io voglio quella azzurrina fighissima devo pagare 600 shard per tutte le altre costa 150. Che palle. Perché è quella fighina che vogliono tutti, amico. Io ho trovato la skin di Maltel in quelle che avevo storato prima che uscisse. Impossibile. Però a me piace questa e quindi piglio questa. Piglio le mie shard. Comunque le nuvolette costano 2400. Ah, ecco perché devo tenerli, perché li ho appena spesi. Il punto è che queste sono casse che valgono sempre, quindi quando le hai, quando le apri, in base alla patch, droppi. Mentre per quanto riguarda quelle nuove, è stato dataminato il discorso che potrebbero quelle arrivare delle casse estive. Quindi parliamo del perché surf. Comunque ci saranno una marea di spray, di... E altra roba. Esatto. Oltre a quelle, appunto, non si sa esattamente perché non l'hanno ancora annunciato, come ha detto Al, se ci saranno delle nuove casse, quindi specifiche per l'evento, oppure, cioè per l'evento, per la stagione estiva, oppure se andranno, diciamo, anche con le casse retroattive. Non no, è diverso da Overwatch, Gigare. A parte il discorso delle plausibili casse stagionali, il meccanismo è diverso perché appunto... Sai che nella prossima patch arriva una skin che ti piace, se ti tieni le casse rischi di trovarlo. Overwatch invece è determinato al momento in cui la droppi, quindi per un certo senso siamo no, più fortunati così. Per quelle estive il meccanismo sarà uguale a quello di Overwatch, ma viene fatto proprio, sì, proprio perché è season... Se le tiene da parte 100 prima dell'evento, li apre e sa già che trova la roba di dell'evento. Roba nuova. Il problema è e che così, bisogna... L'obiettivo degli eventi è farti giocare in quel momento. Eh sì. Potrebbero fare degli skin, degli steam pack a tema.
tipo 200, il doppio dello steampack normale come bonus per la durata dell'evento, acquistabile solo durante l'evento. Lo steampack, no, a me manca ancora qualche giorno, 7 giorni. Io sono ancora 9 giorni, no, 10 giorni perché ieri ho droppato due steampack da un giorno. Anch'io di quelli li tengo sempre quando li droppo. Sì, bene. Sì, quando li vedo chi se ne frega. Ando all'inizio della mine, sì. Forse quello del coso, dell'evento estivo dovrebbe sulla carta finire quando finisce l'evento di Diablo. Sì, penso che è il 26. Contemporaneo. No. Finisce uno e partirà l'altro. Va bene. Io vi ringrazio di essere passati per questa serata di eSport, di pick, di mappe, di un paio di partite in Hero League. Ci ritroviamo domani sera sul canale Oz Italia TV dalle 21 per il commento delle HCS. Vediamo se domani il canale c'ha la sorpresina. Vediamo se c'è la sorpresina. E lasciate, se c'è, mi raccomando. Vediamo domani. Intanto lasciate un follow a questo canale che per ora di sorprese può dare solo notizie brutte e tristi. Però per ora buonanotte e grazie di aver giocato. Ciao ciao. Buonanotte. Ciao. Facciamo anche un paio di musichetta di outro, però la mettiamo, sono diventato proprio triste. Che stasera abbiamo fatto tutto un po' alla Carlona. E adesso devo registrare la frase. Eh sì, è proprio lui. Va bene. Ok. Musichetta di chiusura sarà questa.